Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel parco regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. La nostra escursione di oggi parte dalla caserma Palazzo a circa 820 metri sul livello del mare. E sullo sfondo le piccole Dolomiti Lucane, e lì c'è Castelmezzano. Ed ora in direzione Piano Cancello. Accettura 770 metri sul livello del mare. E sullo sfondo Monte Malerba. E dopo aver lambito Monte Costa La Rossa, 1026 metri sul livello del mare, adesso si scende in direzione Fosso di Valdienna. E qui i cavalli di poco fa e anche altri animali vengono da abbeverati. Noi adesso scenderemo verso quella zona lì e poi saliremo in cresta. Dove stanno quelle mucche? Ovuli. Ovuli e chiodini, e poi ci sta anche qualche porcino. Sì. Questa è una mazza di tamburo. Li conosci tu? I proprietari della masseria ci hanno anche offerto un bel caffè e dopodiché ce li siamo andati scendendo verso la vallata. E fra poco saliremo da quello sterrato a destra che va verso la Pietra del Corvo. Ed ecco la Pietra del Corvo. E poco fa eravamo su quelle creste. È sempre accettura che più tardi le aggiungeremo. Si richiude il cancello e adesso si risale verso la Pietra del Corvo, che poi sta da quella parte. Adesso noi andremo su quella zona lì. Ed eccoci al passo. Questo sentiero? Chi è Provincia di Roma? Che cosa? Che c'è quello che l'ha stampato? E questo è il sentiero che poi porta a Pietra Pertosa. Bosco di Montepiano. Ed ora si scende per circa 10 km e 450 metri di dislivello fino ad Accettura.
c'è una bella area picnic. E qui c'è la vecchia colonia montana, ormai abbandonata. Sullo sfondo Monte Malerba e più tardi passeremo alle pendici. Ed ora ci fermiamo qui ad Accettura, ci facciamo un bel panino e una bella birra. E ripartiti da Accettura abbiamo fatto altri 200 metri di dislivello in discesa per poi risalire e arrivare alle pendici di Monte Malerba. E qui siamo in località Caserma Pian di Giglio, dove ci sono anche un recinto di cerbiatti e anche cervi. Ed eccoci di ritorno alla caserma Palazzo. Qui hanno aperto un parco avventura stupendo e anche un bar ristorante. Ed oggi abbiamo percorso 35 km, 1150 metri di dislivello. E con queste immagini termina il video.